Passiamo alla prossima presentazione, che è sopravvivenza a lungo termine degli alofili nelle inclusioni fluide ed alite, e presenta Maria Magliulo. Allora, Vediamo se adesso la riusciamo. vado a cercare. Sì, adesso le do make Eccola. presenter. Ecco, adesso è Salve. abilitata. Mi sentite? Sì, bene, ciao Maria. Ciao. E vedete anche? Sì. Ok, fantastico. Okay. Un attimo solo, come faccio a rimuovere questa schermata? Ok, vedete la presentazione. Salve a tutti, io sono Maria, sono una dottoranda a University of Essex in Inghilterra e faccio anch'io parte del progetto Soul Giant. E oggi vi parlerò di microbiologia, in particolare di una Loarchia che si chiama Allobacterium salinarum e che ha la capacità di sopravvivere all'interno di inclusioni fluide ed alite per un considerevole periodo di tempo. Non riesco ad andare avanti. Ok. Alofili è un termine genericamente usato per descrivere quei microrganismi che vivono ad elevate concentrazioni saline. Troviamo rappresentanti in tutti i domini della vita, sono metabolicamente diversi tra di loro e hanno diverse strategie di adattamento per vivere a queste elevate concentrazioni saline. Abbiamo l'organismo più rappresentativo degli alofili, che è appunto un'archia ed è Allobacterium salinarum, che è anche il protagonista di questo lavoro. C'è Salinibacter ruber, che è un batterio molto interessante in quanto a livello evoluzionistico ha rubato, copiato alcuni geni degli archi, a motivo per cui la sua fisiologia ricorda molto di più quella di un'archia piuttosto che quella batterica. E poi abbiamo Dunaniella salina, che merita una menzione speciale perché è il produttore primario principe degli ambienti versalini, in alcuni casi diventa addirittura l'unico produttore primario, e presenta anche una strategia diversa per sopravvivere in ambienti versalini, che è quella di accumulare glicerolo. E questo glicerolo vediamo che è importante nel contesto delle inclusioni fluide. Infatti, in questa fantastica rappresentazione si vede appunto quello che succede all'interno di un'inclusione fluida, perché gli ambienti versalini sono dinamici, sono soggetti a periodi di evaporazione da cui poi precipita questi cristalli di alite, al cui interno vi sono inclusioni fluide. E all'interno di queste inclusioni fluide, microrganismi, così come anche molecole organiche, rimangono intrappolate. E per alcuni organismi queste condizioni diventano estreme, come in questo caso questa grande cellula verde qui, che lita, Dunaniella salina in questo caso, e rilascia un ingente quantitativo di glicerolo all'interno di questo microambiente. Glicerolo, che è stato scoperto, può essere un componente di base per il metabolismo, per sostenere il metabolismo di Allobacterium salinarum, che è questa cellula tipicamente rossa che rappresenta questo archia. La domanda è: per quanto tempo possono sopravvivere questi archia all'interno delle inclusioni fluide? E la risposta è che ancora non esiste una vera e propria risposta, perché si continuano ad accumulare le evidenze in cui vengono isolate tracce di DNA o comunque isolamento di cellule vive da campioni veramente antichi. Io lo so che per persone con un background in geologia questi numeri sono bassini, però in biologia questi numeri sono impressionanti, anche perché hanno delle implicazioni importantissime in biologia, perché riguardano la resilienza di questi organismi e quindi tutti i meccanismi fisiologici dietro questo fenomeno, ma soprattutto questo adattamento è incredibile per quanto riguarda la resilienza della vita sulla Terra in generale.
perché mantenere delle molecole biologiche attive per quel lasso temporale importante è una cosa assolutamente speciale. Ovviamente questo abbraccia anche quello che è l'ambito dell'astrobiologia, perché quando parliamo di astrobiologia ci stiamo riferendo allo studio della vita, della possibilità di vita su altri corpi celesti. Vita che può essere passato, che può essere presente e che quindi questi organismi, questi archi che sopravvivono per un incredibile lasso temporale diventano degli organismi modello in questo senso. Ovviamente io non posso studiare l'intero lasso temporale di questi organismi perché altrimenti non finirei mai col dottorato, motivo per cui ho deciso di approcciare schematicamente. Ho riprodotto una sorta di inclusione fluida in questo schema in cui abbiamo l'Aloarchia, che è l'organismo a cui sono interessata, gli Aloarchia in generale, e i possibili pathway metabolici alternativi che questo organismo può mettere in atto per sopravvivere, un pool di carbonio e energia che può essere utilizzato dagli Aloarchia per sopravvivere, che è fatto di composti organici e anche necromasta, sia di Aloarchia che di altri organismi che sono rimasti intrappolati insieme. E però in questo senso bisogna tenere conto di diversi punti, come per esempio bisogna tenere in considerazione le limitazioni termodinamiche di questi pathway metabolici alternativi, perché gli Aloarchia sono aerobici, ma possono anche switchare ad un metabolismo anaerobico. Però ricordiamo che il metabolismo aerobico è molto più efficiente di quello anaerobico. Un'altra cosa da tenere in considerazione è il riciclo, quanto il riciclo di composti organici e necromasta può sostenere questi aloarchia, anche perché il sistema inclusioni fluidi è un sistema tendenzialmente chiuso in cui non c'è input costante esterno di nutrienti. E un altro fenomeno che vorrei tenere in considerazione, anzi due fenomeni che vorrei tenere in considerazione, sono il nanismo. È stato visto che in campioni antichi ci sono cellule molto molto piccole ed è stato visto sperimentalmente che c'è una tendenza degli Aloarchia, quando si trovano in un mezzo privo di nutrienti, a diminuire il volume delle proprie cellule. E questo può essere un vantaggio perché diminuendo il volume cellulare diminuisce anche il fabbisogno energetico di nutrienti e di energia di cui ha bisogno per sopravvivere. E c'è anche un'altra ipotesi che è quella delle modificazioni enzimatiche che garantiscono una sopravvivenza piuttosto che una riproduzione attiva dell'organismo all'interno delle fluid inclusion. Così, per studiare per approcciarmi a questo problema, ho deciso di utilizzare due metodi diversi. Il primo mi permette di focalizzarmi sui pathway metabolici alternativi che Allobacterium salinarum mette in atto una volta che si trova all'interno delle inclusioni fluide, togliendo però ogni fonte esterna di carbonio energia, quindi avendo solamente le cellule all'interno di una soluzione salina. E il secondo approccio. Il secondo approccio è quello di studiare la fisiologia, cioè come sopravvive questo organismo all'interno delle inclusioni fluide. Quindi, per il primo approccio, quello che ho fatto è stato analizzare il contenuto di proteine di questo organismo in tre diversi punti temporali. Il primo time point è condizioni di crescita, quindi il mio punto di partenza, il momento in cui l'organismo si trova ai suoi optimum. Il secondo time point è la precipitazione della lite. Come potete vedere, questi sono cristalli che ho fatto in laboratorio, presentano questa colorazione perché le loro inclusioni fluide sono piene di questo organismo. E poi ho estratto proteine anche a 42 giorni dopo che la precipitazione è stata completata. E quello che ho visto è stato che innanzitutto comincio a vedere uno switch di metabolismo passando da aerobico ad anaerobico, perché abbiamo questo dimetil sulfoxide reductase che
un enzima che riduce il DMSO, e questo DMSO può essere utilizzato come accettore di elettroni alternativo all'ossigeno, quindi abbiamo un inizio di cambio metabolico. E poi c'è quest'altro enzima che è coinvolto in quella che è la fermentazione dell'arginina, che è un altro meccanismo per creare energia per l'organismo. E quelli, gli enzimi invece che sono stati downregulated, quindi che sono meno presenti, sono enzimi coinvolti nella traduzione, che è il processo che porta alla formazione di nuove proteine. Questo trend è stato osservato anche successivamente, quindi mettendo a paragone questi due diversi time point. Quindi in generale quello che abbiamo visto è che c'è una overproduzione, un'upregulation di proteine coinvolte in metabolismi alternativi, anaerobico e fermentazione dell'arginina. E c'è stato anche un punto molto interessante in questo, in quanto un enzima che è coinvolto nell'utilizzo dell'arginina come aminoacido per la sintesi proteica, è stato in realtà utilizzato come materiale d'inizio per la fermentazione dell'arginina. Quindi l'organismo fa una sorta di economia, invece di sfruttare l'aminoacido per la sintesi proteica, lo sfrutta per sostenere il proprio metabolismo. E infatti vediamo che tra quelli downregulated come enzimi ci sono gli enzimi appunto coinvolti nella traduzione e nella trascrizione. Il secondo approccio, come ho detto, era basato sulla fisiologia di questo organismo. Quello che ho fatto è stato crescere questo organismo fino alla tarda fase esponenziale. Ho collezionato le cellule, le ho sciacquate in maniera da rimuovere ogni residuo di terreno di crescita, in maniera tale che io avessi solo le cellule, le ho risospese in una soluzione salina e l'intero volume delle repliche le ho divise in queste vials di vetro che ho sigillato per permettere appunto il controllo dell'ossigeno, quindi simulando realmente una fluid inclusion. Ogni vial di questa praticamente rappresenta una fluid inclusion gigante. Questo mi dà modo anche di lavorare con più materiale, quindi le analisi sono anche un po' più precise. E ogni vial rappresenta un time point diverso all'interno di questo esperimento che è ancora in corso e che sarà in corso per l'intero anno. Quello che faccio poi è periodicamente misurare la densità ottica e fare una diluizione seriale. Questo mi permette di avere una misura che è indice sia di quante cellule ci sono all'interno di queste vials e sia quante di queste sono vive. E quello che ho visto in questi risultati preliminari, periodo di 54 giorni, è che inizialmente c'è una diminuzione di cellule, però poi c'è una sorta di steady state perché le cellule rimangono più o meno in numero costante e per me questo è molto interessante perché da una parte potrebbe significare che le prime cellule che sono morte sono andate a creare una sorta di pool di necromasta che può essere utilizzato da gli archea che sopravvivono, ma comunque mi dice anche che gli aloarchea fondamentalmente stanno bene all'interno di questi di queste fluid inclusions e come rivelato dalla proteomica stanno attivamente rispondendo a questi cambiamenti ambientali, andando a modificare quelle che sono le loro attività enzimatiche e metaboliche normali. Quindi, per riassumere, la proteomica appunto ci ha dato indicazione di uno switch di metabolismo da aerobico ad anaerobico, una downregulation di processi coinvolti nella traduzione e nella trascrizione, quindi alla riproduzione di nuove cellule, e ci sono evidenze di, anche di questo utilizzo di arginina, invece di utilizzarlo nella proteina, ma di utilizzarlo come fonte di, per cominciare un nuovo metabolismo. E il secondo approccio mi ha fatto capire che fondamentalmente stanno bene e rispondono attivamente a questi cambiamenti drastici dell'ambiente, anche quando non hanno alcuna fonte di nutrimento. Sono molto interessata a vedere il fenomeno del nanismo. Ho comprato un colorante che spero di utilizzare per osservare queste cellule al microscopio e per determinare il cambiamento di volume delle cellule nel corso del tempo. E mi piacerebbe anche collezionare una serie di dati a livello quantitativo per determinare quanto sono grandi queste cellule, perché se volessi poi eventualmente definire un modello,
avrei bisogno anche del dato relativo alla dimensione della cellula per capire qual è l'intake che cambia nel tempo. E ovviamente è interessante anche conoscere la dinamica di queste popolazioni a lungo termine, anche perché, come ho detto, questo è un sistema chiuso, quindi tutto quello che succede all'interno delle inclusioni fluide è relativo agli adattamenti, ai meccanismi fisiologici di questo organismo. Organismo che è incredibilmente resistente anche a elevatissime dosi di radiazioni. Come potete vedere, questi cristalli che ho sempre prodotto in laboratorio li ho sottoposti a altissime dosi di radiazioni. In questo caso particolare li ho esposti a 5.000 gray di radiazioni ionizzanti, che come vedete hanno quasi bruciato i cristalli di alite, ma non hanno di certo ucciso l'organismo che è riuscito a sopravvivere. Senza particolari problemi. Ovviamente tutte queste caratteristiche rendono gli aloarchia degli organismi interessantissimi per studiare le possibilità di vita extraterrestre e in questo caso, penso in questi giorni abbiamo visto queste immagini del rover Perseverance che è atterrato su Marte, che collezionerà dei campioni proprio per capire se ci sono dei segni di vita passata o presente, anche perché noi, in quanto Terra, con Marte condividiamo molti processi geologici, per cui non è, cioè sarebbe molto interessante proprio scoprire se ci sono stati segni di vita passata o presente. Con questo voglio ringraziare il mio laboratorio e soprattutto il gruppo Soul Giant, che tra l'altro non vedo l'ora di rivedere, sperando che questo avvenga presto. Grazie mille. Grazie Maria, molto interessante e ci sarà dopo tempo per le domande.